Tutti e a tutte. Io sono Alice Pistolesi, giornalista dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo e oggi a me il compito di moderare questa conferenza stampa in cui presentiamo il rapporto dell'Agenzia per il Peacebuilding che si intitola appunto L'Italia e il Peacebuilding. È il primo lavoro di questo tipo che fa un po' il punto su quello che è la costruzione della pace in Italia, quindi su quello che c'è e su quello che potrebbe esserci, quindi su quanto effettivamente l'Italia potrebbe sviluppare questo settore del peacebuilding che ha necessità, insomma, di essere sviluppato per costruire la pace sotto vari punti di vista, quindi non agire soltanto quando siamo in una situazione di conflitto, ma prevenire quelli che sono i conflitti e lavorare sulle situazioni in cui i conflitti già ci sono in un modo estremamente concreto, costruendo passo passo la pace, interpretandola appunto come qualcosa di estremamente concreto e che va costruito dal basso. Allora, innanzitutto direi di partire con uno dei curatori del rapporto, Bernardo Venturi, direttore dell'Agenzia for Peacebuilding Italia, che ci presenta questo rapporto che è stato presentato a Bologna nell'ambito del Forum Peacebuilding a maggio 2022 e che appunto ci dà un po' una panoramica di quella che è la situazione in questo momento del peacebuilding in Italia. Sì, buongiorno a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate. Ringraziamo innanzitutto l'onorevole Die Quartapelle di questo invito e i nostri partner di Mondo Dem per il supporto organizzativo. Ho realizzato questo report come lavoro cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo, insieme al dottor Stefano Marinelli, mio collega dell'agenzia. E questo studio, abbiamo visto in queste settimane, ha già ricevuto un forte interesse sia dal MAECI, sia dall'AIX, sia da varie componenti politiche e della società civile. L'abbiamo lanciato a maggio e già in quell'occasione a Bologna ha ricevuto una discreta attenzione mediatica e poi abbiamo avuto modo di parlarne in particolare in due altre occasioni. Il 13 giugno abbiamo avuto un incontro interno al Ministero degli Esteri con rappresentanti di 7-8 direzioni generali, nel quale appunto è stato un confronto aperto di circa un paio d'ore sui contenuti di questo report e di come renderlo operativo. Se ne è parlato anche a Coopera, che si è tenuta il 23-24 giugno, quindi la grande conferenza sulla cooperazione e lo sviluppo, che era divisa su cinque sezioni, le grandi 5P, e la prima era proprio pace, e abbiamo parlato di peacebuilding. E quindi vediamo uno spazio politico anche per capire e elaborare meglio rispetto a cosa voglia dire. Ecco, partiamo proprio da questo, dal significato di peacebuilding. Quando parliamo di peacebuilding facciamo riferimento alla definizione dell'OCSE-DAC, quindi dell'organizzazione che si occupa anche della qualità della cooperazione allo sviluppo e alla categoria che viene definita come peacebuilding civile, prevenzione e risoluzione dei conflitti. Cosa vuol dire in pratica? In pratica vuol dire avere degli elementi chiave come sono l'uso di strumenti civili, l'approccio di lungo periodo e multilivello, il ruolo centrale delle società civili, quindi delle ONG e anche piccole associazioni, e lavorare in tutte le fasi del conflitto, quindi dalla prevenzione alla riconciliazione. Questo lavoro si inserisce in un quadro internazionale. Lasciatemi dare un paio di elementi. Da una parte, le organizzazioni di peacebuilding negli ultimi 20 anni sono aumentate. Noi facciamo parte dell'European Peacebuilding Liaison Office, che è la piattaforma che si occupa di peacebuilding a livello europeo,
attualmente conta quasi 50 organizzazioni, quindi rispetto a 15-20 quando è partita, quindi è stato un aumento dell'attenzione. Pensiamo anche all'Unione Europea. L'Unione Europea ha una parte del servizio esterno, di azione esterna, quindi diciamo di politica estera, proprio focalizzata sulla mediazione, sulla prevenzione delle crisi, sull'analisi dei conflitti, sulla conflict sensitivity, cioè sul avere attenzione a tutte le azioni in area di conflitto, anche quelle di sviluppo e umanitario. Quindi c'è un trend generale, ecco, come si è sviluppata il lavoro umanitario dagli anni 60, 70, come poi il lavoro di cooperazione allo sviluppo. Oggi, negli ultimi 20 anni, vediamo una forte tensione in questo senso. Detto del quadro internazionale, venendo al contesto italiano, come risponde il contesto italiano a questo? Beh, da una parte c'è un'attenzione ampia dell'Italia ai temi anche, diciamo, generali, no? Della pace. Quindi tra un poco si parlerà qui alla Camera e al Senato del decreto missioni internazionali. Sicuramente l'Italia è molto impegnata a livello bilaterale e multilaterale attraverso le Nazioni Unite, eccetera. Ma manca un tassello. Il tassello che manca è proprio quello del peace building. Manca un'attenzione, diciamo, più specifica anche a questi aspetti di risoluzione dei conflitti, di mediazione, di prevenzione, anche col supporto della società civile. Ecco, quello è un passaggio che ancora a livello istituzionale non vediamo. E in questa ricerca emerge come, per esempio, all'interno della Farnesina, non vi sia una task force, un ufficio, o semplicemente anche un focal point del personale dedicato specificatamente a questo. Quando siamo andati a parlarne al workshop all'interno della Farnesina, è venuto con noi un esperto che si occupa appunto di mediazione, che per 9 anni ha lavorato a NOREF, che è di fatto la fondazione che lavora per e con il Ministero degli Esteri norvegese su questi temi. Ecco, l'Italia un supporto e una competenza così specifica non ce l'ha. E quindi questo ricade poi interamente sul corpo diplomatico, che deve farsi carico anche di competenze e capacità che non sempre può avere in casa e nelle persone che si occupano delle regioni. E quindi abbiamo funzionari diplomatici che si occupano, per esempio, di aree il Corno d'Africa, l'Africa centrale, eccetera, e non necessariamente hanno in quell'ufficio di 2 o 3 persone le competenze necessarie anche per portare avanti supporto, mediazione o quant'altro. Ecco. Quindi quello è un tassello che manca e che sarebbe interessante da sviluppare. Ricordiamo che il quadro generale della cooperazione allo sviluppo italiana ha un'attenzione in questo senso, e quindi il lavoro per la pace, nella legge del 2014 che ha riformato la cooperazione, è menzionato proprio fin dal primo articolo come parte del lavoro di cooperazione internazionale. E questo viene riconosciuto appunto anche dall'Ocse DAC, fin dal 2007, come parte del lavoro di sviluppo in senso ampio. Accanto al Ministero chiaramente c'è l'agenzia, l'AICS, l'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo italiana, che negli anni dal 2014 ha notevolmente migliorato tutta una serie di strumenti italiani. Pensiamo al sistema di valutazione, pensiamo alla trasparenza dei bandi e così via, ma che su questi temi ancora non ha capacità specifica, ha un ufficio, anzi una task force che si occupa di emergenze, stati fragili, ma appunto non nel senso di avere capacità proprio di lavorare sui processi di pace e a supporto dei processi di pace. Ecco, quindi questo è un tassello che manca anche a livello di AICS, per quanto c'è una sensibilità e un'attenzione maggiore. Detto delle istituzioni politiche, veniamo al lato di società civile. A livello di cooperazione internazionale sappiamo che l'Italia ha tante, tante realtà, tante reti, e quindi su questo, sullo sviluppo e sull'umanitario c'è una forte attenzione. C'è anche un associazionismo attento ai temi della pace. Ecco, manca un passaggio di, come dire, di professionalizzazione del settore, come si è professionalizzato il tema dello sviluppo, no? E non è affidato ai semplicemente magari
a volontari, ma anche accanto a volontari ci sono tanti professionisti che fanno il loro lavoro e fanno carriera, sono proprio dedicati a quello. Così manca magari nelle ONG italiane un focus più forte e delle competenze interne in questo senso. È un settore che sta crescendo all'interno anche del mondo ONG, no? Ne abbiamo sentito parlare anche a Coopera. Un paio di rappresentanti di network di ONG hanno detto, per esempio, sull'attenzione alla conflict sensitivity, quindi al non avere impatti negativi sui conflitti nel proprio lavoro di sviluppo umanitario, c'è un'attenzione maggiore, cioè tante ONG non l'hanno ancora a livello di mainstreaming interno, ma c'è una crescente attenzione. Questo è un dato interessante. C'è il lavoro sul triplo nesso, quindi il rapporto tra umanitario, sviluppo e pace, in cui l'Italia stanno per essere pubblicate delle linee guida su questo, quindi la quale hanno lavorato insieme l'AICS, il Ministero degli Esteri e l'ONG. Dopo 3 anni di lavoro si sta arrivando a definire delle linee guida, saranno pubblicate tra qualche mese, e quello che è stato individuato è che proprio il nesso pace, quello che viene chiamato il pilastro pace, ha bisogno di più attenzione, perché il lavoro umanitario e sviluppo non è nuova questa collaborazione, no? C'è già stata un'attenzione in questo senso. Sul lato invece di costruzione della pace, ecco, quello è il pilastro su cui vanno messe più energie e su cui va costruito maggiormente. Quindi ecco, venendo a delle conclusioni anche più di policy che vorrei dare anche come stimolo per il nostro scambio, il primo elemento è rispetto alle missioni internazionali che saranno in discussione tra poco in Parlamento. Purtroppo i tempi di discussione sono sempre molto veloci. Da più parti si è chiesto di anticipare, no, la discussione per avere un maggior tempo e un'analisi più attenta anche dei vari contributi italiani alla comunità internazionale, al lavoro di pace a livello internazionale. Purtroppo il calendario è sempre molto, molto rapido e molto avanti, e quest'anno sarà appunto verso metà luglio. In questo senso, l'anno scorso nel decreto missioni internazionali era stata menzionata l'importanza di valorizzare, qua cito, lo strumento del peacebuilding civile, valutando per il futuro uno stanziamento ad hoc, anche tenuto conto di quanto previsto dalla legge dell'11 agosto del 2014, la 125. Quindi ecco, l'idea di uno stanziamento anche ad hoc all'interno del decreto missioni è un'idea appunto di cui si è discusso in parte l'anno scorso ed è stato messo come auspicio per quest'anno. E quindi quest'anno sicuramente sarebbe interessante che fosse ripresa e discussa e magari anche approvata questa idea. E questo sicuramente andrebbe anche a favorire l'implementazione del triplo nesso. E qua vengo al mio secondo punto. Ci sono delle linee guida che saranno approvate appunto a brevissimo sul triplo nesso. L'ideale è cominciare davvero a implementarle subito, quindi riuscire ad avere una linea di budget su questo e un monitoraggio di quello che viene realizzato, magari cominciando da 2 o 3 paesi in modo da poter seguire bene l'implementazione, trarne delle lesson learned e metterle velocemente a sistema. Il terzo punto di policy che suggeriamo è quella di istituire un desk o una task force dedicata al peacebuilding, alla mediazione, alla prevenzione all'interno del Ministero degli Esteri o dell'AICS, quindi avere un focal point di riferimento su questi temi che possa davvero, come dire, portare un know-how maggiore al settore, al lavoro di cooperazione in generale e anche raccogliere apprendimenti e metterli a sistema. Come ultimo punto, c'è il tema della sperimentazione dei corpi civili di pace, che appunto è uscito il terzo bando adesso, che può piacere, può non piacere. Sicuramente nel report mettiamo in luce che ha tanti punti di forza e tanti limiti anche, no? Nel senso che è nato all'interno del servizio civile, ha tanti limiti da un punto di vista sia giuridico sia operativo, ma l'importante è che sia effettivamente, come dire, essendo una sperimentazione,
vengano tratte delle lezioni e quindi sia valutato questo lavoro, questi tre bandi, e vengono tratte delle linee guida che poi possano essere implementate anche attraverso un'istituzionalizzazione maggiore di queste forme di lavoro o altri canali, ecco. Però l'importante è non lasciare la sperimentazione come lettera morta senza poi trarne delle lezioni per il futuro. Grazie. Grazie a Bernardo Venturi, direttore dell'Agenzia per il Peacebuilding. Allora, riprendendo appunto il finale, no? Quindi le raccomandazioni che poi si trovano in questo rapporto, chiederei a Emanuela Rossini, che è onorevole deputata e vicepresidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea, di fare un po' il punto su questo, quindi su cosa appunto sta facendo l'Italia, che cosa potrebbe fare in più su questo settore, riprendendo anche alcuni spunti come quello dei corpi civili di pace. Appunto nel report si rilevano essere una esperienza interessante, però che appunto andrebbe valorizzata e implementata, e anche come questo triplo nesso famoso di cui stiamo parlando, quindi questo incontro fra umanitario, sviluppo e pace, come possono trovare anche un modo di esistere e di essere sviluppati anche all'interno di quello che poi è il decreto missioni, cioè se riesce in qualche modo anche in questo che sarà in discussione a breve ad aver diciamo, incamerato alcune di queste riflessioni sulla costruzione della pace. Bene, grazie. Allora, direi che mai come in questo momento sentiamo che è il tempo propizio per parlare di peacebuilding. Solo i giorni scorsi von der Leyen a Lugano, alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, ha parlato di ricostruzione non solo infrastrutture, ma di relazioni sociali. Quindi questo è il punto. Noi oggi abbiamo il dovere di stare e stiamo accanto a una nazione di difesa del popolo ucraino di fronte a un'aggressione russa, però non possiamo non considerare l'urgenza di mettere in campo delle azioni affinché, perché sappiamo che un conflitto non finisce con il negoziato e non finisce con un cessate il fuoco. Ce lo dice l'esperienza nei Balcani, dove ancora oggi, lunedì ero in linea con i premi Langer dalla Bosnia e Serbia, sentiamo che ancora ci sono delle forti divisioni che possono, anche per incidenti intorno a questa guerra, potrebbero dare luogo e riaprire ancora ferite mai sanate. Quindi è molto importante iniziare a ragionare in termini di pace che non può essere un orizzonte astratto e generico. La pace si costruisce con azioni nel tempo, ha bisogno di mezzi, di formazione, di principi. E quindi, mai come oggi, io sento, anche a livello europeo, ci rendiamo conto che dobbiamo, da un lato, rafforzare una nostra autonomia strategica nella difesa, e non è un fatto nuovo. Ricordo che già con l'Alto Commissario Mogherini si era iniziato a ritenere che l'Unione Europea avesse bisogno di prendere in mano la propria difesa. Quando parlo di difesa, soprattutto pensiamo alla cybersicurezza. E dopo questa abbiamo avuto la fase, proprio a fronte di un disimpegno degli Stati Uniti rispetto alla difesa dell'Unione Europea, ricordiamocelo. Poi c'è stata la Brexit. Quindi questo tema di prendere in mano una nostra autonomia, la nostra difesa, la dobbiamo considerare, la dobbiamo investire in vari modi. A Versailles l'11 marzo scorso c'è stata una presa di responsabilità comune rispetto a questo tema e, come sappiamo, il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo si è deciso e votato per la bussola strategica, che vede nei prossimi 5-10 anni un coordinamento molto forte a livello di difesa. Pensiamo proprio a un coordinamento strategico e tecnologico anche. Ora, questo pilastro deve andare di pari passo con un altro pilastro, che è di
costruire dal basso una cultura di pace e sanare dei conflitti che non terminano e non si sanano da soli nel momento che una difesa militare può arrivare a un cessate il fuoco. Ecco, questo è un po' il tempo oggi a cui pensare, e io credo, faccio una mia considerazione che sto facendo in questi mesi, io credo che le nostre generazioni forse non abbiamo mai considerato abbastanza l'eccezionalità di questi 70 anni di pace. Lo dobbiamo fare oggi, però. Sono stati eccezionali. E quindi la pace come azione che vada a lavorare, il peace building a questo approccio, che non è olistico perché sono temi molto complessi, ma va a livello proprio di territori, di persone, va a lavorare a livello micro per ricostituire delle relazioni sociali, per monitorare lo stato anche dei processi di democrazia, a livello micro, perché è molto importante lavorare a questo livello. Ecco, quindi questa è una forte motivazione che sta interessando un po' tutti noi. Cosa succede in Italia sul peace building? Diciamo che sui corpi di pace è solo nel 2016 che con la legge 145 i corpi civili di pace entrano come soggetti previsti accanto ai militari, alle forze di polizia, nelle missioni internazionali. Dopodiché è con il 2018 che è stato istituito per la prima volta la formazione dei corpi civili di pace, c'è stato il Covid che ha interrotto, e quindi ci troviamo oggi nel 2023, grazie anche a una votazione che abbiamo fatto in aula, a completare il terzo anno di sperimentazione di formazione dei corpi civili di pace, che in Italia, rispetto per esempio alla Germania e a altri paesi del nord, ha una sua caratteristica, è aperta dai 18 ai 28 anni e si colloca nel servizio civile. Ora, la necessità qual è adesso? Guardando avanti, è a due livelli, nazionali ed europei. Nazionale, abbiamo bisogno di fare una valutazione della sperimentazione, perché noi siamo bravissimi a sperimentare in Italia. Abbiamo dei progetti pilota che a livello europeo proprio fanno da pilota ad altri paesi, però poi la sperimentazione deve portare a fare un upgrade del sistema. Quindi è molto importante valutare al termine di questa terza edizione l'esperienza di costruzione dei corpi civili di pace, perché ci sono criticità, ma anche sono da prendere delle decisioni, fare delle scelte. E quindi la valutazione è importante. Dico solo un punto di criticità o comunque di valutazione che dovremmo fare. Nella legge i corpi civili di pace sono al pari delle forze di polizia e militari. In realtà, nella pratica, noi abbiamo ragazzi che sono formati all'interno di un servizio di volontariato. Allora la scelta da fare è: vogliamo professionalizzare questi corpi, queste forma di supporto civile, di mediatori, di facilitatori di processi, professionalizzarli e rendere strutturale questa formazione? A mio parere è molto importante se lo facciamo insieme a livello europeo. Io credo che i corpi civili di pace europei possano e debbano diventare un pillars della nostra politica europea estera, che sta nascendo, ci stiamo rendendo conto che è importante avere una strategia comune, perlomeno sui territori di vicinato, che abbiamo visto con questa guerra sono di fondamentale importanza per mantenere un'influenza anche, un'area di influenza economica, sociale, culturale, e penso non solo ai Balcani, ma già oggi, domani l'Ucraina. Quindi questo lavoro io credo che ci può portare non solo a sanare delle
fratture che non si sanano da soli, ma a prevenire che da conflitti di oggi nascano conflitti di domani, e come terzo a seminare una cultura, non dico di pace, sembra quasi idealistica, ma di metodo di lavoro attorno alla pace, perché ripeto, come le guerre si preparano anzitempo, le paci vanno preparate anzitempo e vanno costruite, monitorate e soprattutto mantenuta, costruita anche una competenza. Ecco, chiudo dicendovi, ero a Bolzano lunedì dopo aver seguito a Bologna il convegno sul peace building, ero a Bolzano alla Fondazione Alex Langer, che fu il primo, l'eurodeputato Alex Lander, il primo che propose i corpi civili di pace al Parlamento europeo negli anni 90, su un modello tedesco però, quindi dove vedeva una forte interazione tra i corpi civili di pace e le forze militari, cosa che noi in Italia abbiamo deciso invece di tenere separati. Però ecco, questa è questa prima fase di costruzione. Ero a Bolzano e lavorando anche con, mi sono resa conto proprio quanto costruire una competenza nel gestire e nel mediare i conflitti sia utile anche a casa nostra. Assolutamente, nelle nostre comunità, e anche perché il mondo è entrato a casa nostra e noi siamo nel mondo, cioè i rischi dei conflitti agiscono sul nostro territorio, non è più solo, non è solo su territori dove sono avvenuti i conflitti militari. Quindi a mio parere, ecco, è una strada importante da portare avanti con molta, come dicevano anche l'agenzia, io credo la valutazione delle esperienze è importante e alcune scelte da fare, come capire se tenere all'interno del servizio civile oppure di collocare la formazione dei corpi civili di pace in più vicino alla cooperazione ma anche alla difesa e agli esteri. Un'ultima cosa sul triple nexo, cioè le forme di cooperazione internazionali. C'è stato un convegno importante dove è stato presentato questi tre corpi d'azione: azione umanitaria e diritti umani, sviluppo economico, costruzione della pace. Sono le tre azioni su cui la cooperazione internazionale italiana adesso si focalizza, ed è importante che il terzo punto sia costruzione pace. Allora, qui è importante la raccomandazione che vi sia sinergia tra i punti del Nexus. Questo è fondamentale. E poi decidere che corpi civili di pace vogliamo e soprattutto, siccome l'interazione tra forze di polizia militari e corpi civili di pace è complessa, vanno decise le missioni e come. Quindi potrebbe essere la valutazione dell'esperienza di oggi ci può portare a un passo ulteriore per una maggior professionalizzazione, ma con la cautela di decidere bene su quali missioni inserirli per fare un passo avanti. Ecco. Bene, grazie. Credo che questo metodo di lavoro non sia un termine interessante da condividere, cioè quindi come la pace come qualcosa di estremamente professionale e professionalizzante, quindi non lasciato alla buona volontà, insomma, diciamo del volontariato, ma come sistema istituzionale credo sia fondamentale. Allora, diciamo che questa conferenza stampa ha delle defezioni, perché l'onorevole Elia Quartapelle, che aveva voluto questo momento di incontro, è rimasta bloccata in un impegno istituzionale, e anche l'onorevole Erasmo Palazzotto si è sentito male, ecco, oggi pomeriggio, quindi non ha potuto partecipare. In più c'è scioperi, taxi, vari, insomma, e quindi eccetera eccetera. Quindi diciamo adesso chiederei ai colleghi se ci sono delle domande, degli interventi per l'onorevole, per il direttore. Sì? Pongo due domande. Il microfono. Sì, ecco. Se accendete il microfono. Mi sentite? Ah, ok.
Sì, due domande, una a Bernardo Venturi o anche in generale, l'altra invece più rivolta verso l'onorevole. La prima è il tema delle missioni internazionali che è esplorato all'interno della ricerca, le missioni militari, e mi domando appunto quale sia la visione da un punto di vista di professionisti del peace building, diciamo, come ci si relaziona al mondo militare e che limiti, che potenzialità si vedono in attività a volte miste fra il civile e il militare che vengono svolte, alla luce proprio dell'importanza, proprio di come quantità di risorse investite da parte della politica estera italiana in missioni militari, anche sotto voci che vengono ricondotte alla costruzione della pace o a temi collaterali legati per esempio a quelli del triplo nesso. Invece all'onorevole mi domandavo un approfondimento, appunto un suo parere su quale possa essere il ruolo che il Parlamento può giocare in questo, per esempio nello sviluppo di un dibattito parlamentare che abbiamo visto essere difficoltoso proprio in occasione delle missioni, oppure in maniera più ampia anche proprio come arricchimento del dibattito politico come specifiche iniziative tecniche. Grazie. Grazie. Ecco, sì, se volete, se c'è qualche altro intervento, se le raccogliamo insieme, se segnatevi tutto. Sì, salve. Allora, sì, è uguale, prego. Prego. Okay. Alberto Sofia, fattoquotidiano.it. Ricollegandomi alla questione appunto del decreto missioni che era stata accennata, adesso mi spiace che non ci sono né Quartapelle né Palazzotto che sono anche in commissioni esteri. Voi più volte avete appunto denunciato anche ad aprile scorso appunto questo enorme ritardo fatto anche negli ultimi anni, diciamo, nella presentazione in Parlamento, diciamo, delle commissioni competenti del decreto missioni. Le chiedo, in Consiglio dei Ministri è stato approvato il rifinanziamento con un aumento di spese di circa 51 milioni per arrivare a 1,6 miliardi lo scorso 15 giugno. Da allora, a quanto pare, non è stato ancora presentato in Parlamento, diciamo, la delibera. Volevo sapere se appunto avete delle informazioni in merito da questo punto di vista, considerando che di fatto siamo al 5 luglio e l'altra questione ovviamente collegata è se ritenete a questo punto che anche quest'anno il Parlamento, lo chiedo anche all'onorevole, rischia di avere un ruolo di semplice ratifica di quanto deciso dal governo, di fatto una forma di esautorare un po' anche il compito del Parlamento stesso. Grazie. Salve, Giancarlo Capozzi dell'Espresso. Con Bernardo ci siamo conosciuti quest'anno appunto un corso di formazione per le Forze Armate, il Centro Alti Studi per la Difesa, e mi chiedevo quanto è importante nella formazione appunto delle Forze Armate, visto che abbiamo avuto esperienza di un'altissima formazione soprattutto appunto degli ufficiali, quanto questo influisce in realtà, diciamo, sulla peace building dei paesi in cui si va a operare, nel senso che come abbiamo visto per esempio in Afghanistan, che è un paese di cui mi sono occupato proprio nella ricerca che ho realizzato per il CASD, e insomma in 20 anni di guerra in realtà abbiamo cercato di costruire una, magari sbagliando, magari no, però insomma abbiamo cercato di costruire un paese, una realtà, portando, l'onorevole su questo magari sarà d'accordo, portando insomma anche con un soft power dei diritti che altrimenti evidentemente non sono riconosciuti, e di conseguenza quindi capire, questo nel Centro Alti Studi per esempio è un tipo di ricerca che è stata affrontata già da altri colleghi negli anni passati, il collegamento tra quelle che sono poi le forze civili e quelle che sono poi le forze militari, nel senso che ovviamente i militari portano, nonostante l'altissima formazione che hanno, portano delle capacità che sono strategiche e analitiche, e invece i civili stanno portando con una sempre maggior crescente cooperazione quelle che sono poi le nostre, diciamo, le capacità, ovvero analisi
analisi della cultura, analisi della popolazione, antropologia, psicologia, che in qualche modo serve a sviluppare un'idea di società e a sviluppare un'idea di integrazione. Non so se è chiara la domanda, però grazie. Primo Di Blasio della Foxiv. Intanto grazie all'Agenzia per il Peace Building, perché consegnare ai nostri decisori politici e anche alla società civile strumenti del genere significa, come diceva l'onorevole, avere degli strumenti per capire e valutare, e noi abbiamo bisogno di questo, perché soprattutto su un tema del genere non ci sono tanti risultati che possiamo misurare, no? Allora iniziare ad avere uno strumento come questo, come ci auspichiamo quello che potrebbe venire fuori dalla valutazione dei corpi civili di pace, forse permette ai decisori politici di avere qualcosa in mano su cui strutturare delle scelte e fare delle opzioni. Il secondo elemento che mi sembra importante è quello di, proprio parlando dei CCP, iniziare proprio in termini di valutazione a capire che cosa significa investire su questo strumento, anche in termini, scusate l'espressione un po' economica, di resa. Quando io investo un euro su una spesa militare ho dei risultati, forse. Quando investo un euro sui CCP, che risultati ho? Ecco, iniziare in qualche modo anche a raccontarci che ci sono degli investimenti che probabilmente rendono o producono qualcosa di più rispetto ad altri strumenti e ad altri investimenti. E l'ultima sottolineatura la faccio sempre sui CCP, perché essendo uno degli enti che lo sta praticando di più, a volte c'è una sconnessione tra le intuizioni politiche e poi la realizzazione degli strumenti. Faccio solo una battuta, onorevole, si è pensato questo strumento per andare a fare piccoli interventi proprio di non professionisti in certi territori, e il MAECI ha pubblicato una lista paesi dove si dice non si può andare in Perù, non si può andare in Brasile perché c'è un po' di microcriminalità. Ecco, a volte, come dire, no? Le belle intuizioni politiche, no? Si perdono per strada perché forse qualche funzionario o non so chi, no? Immagina che sia così difficile andare in un paese, appunto le sto citando, non l'Ucraina oggi, ma il Brasile e il Perù. L'ultima domanda, perché è molto importante, perché dobbiamo chiarire questo. Non so, poi lascio anche lui, però mi sto un po' informando anche su chi fa peace building su altri territori, non solo europei, e sono d'accordo con noi nella filosofia che non si possono mandare corpi civili di pace in territori durante i conflitti, e nemmeno nei momenti in cui è veramente rischioso, anche perché tu rischi di parlare, non sai con chi stai parlando. E qui c'è il collegamento tra corpi civili di pace e funzione dell'intelligence. Allora, è come, diciamo, la mappa del territorio, cioè una mappa, chiamiamola profonda, di interazioni, di conoscenza che non può avere il corpo civile di pace, e che su questa mappa si possono inserire per andare a lavorare con la popolazione. Questo è molto importante comprenderlo, non solo per la sicurezza, ma anche per non mettere a repentaglio una situazione di equilibrio. Quindi questo è importante. Poi sugli esiti, io amo i numeri e sto anch'io cercando proprio l'impatto che ha. Le do un dato molto interessante. C'è una risoluzione ONU del 2000 che pochi conoscono, ma che in realtà è importante, la 1325, che chiede, fa appello a tutti i paesi ONU di includere le donne nelle fasi di negoziali, prima, dopo, durante. Ed è stato anche misurato l'impatto. Non dico paci, però le tregue e comunque le situazioni post-conflitto hanno 15 anni più, sono 15 anni più durature. Io lo immagino anche, perché se si coinvolgono le donne si inizia a lavorare veramente dentro il tessuto sociale.
oltre che essere a livello negoziale importante come, come dire, come competenze che si integrano. Ecco. Quindi questo è un dato oggettivo che le do come impatto, ma ne voglio cercare anche, e andrà misurato l'impatto di lavorare su questo terreno, proprio anche per noi a livello europeo. L'altro punto è, sulla formazione ci sarà sicuramente più informato, ci tengo a sottolineare, è fondamentale la formazione, anche raccogliendo anche chi si occupa di formazione, ho raccolto questa raccomandazione, che sarebbe importante una formazione anche all'interno dei corsi di corpi civili di pace diversificata. Quindi, e anche diversificate sulle missioni. Ci sono varie competenze proprio da sviluppare. Su questo qui a Bernardo che ci può dire. Ecco, il ruolo del Parlamento, questo spetta a me e me lo prendo tutto come. E, allora, cioè io sono molto chiara su questo. Noi siamo, cioè il Parlamento ha delle funzioni molto diversificate, non siamo solo in aula e non siamo solo a votare gli emendamenti, anche se oggi siamo bloccati sugli emendamenti, quindi a livello politico è molto importante questa fase, però in questo momento, quindi da 2 mesi e mezzo, siamo entrati in piena attuazione PNRR. Noi siamo sul territorio, accanto ai soggetti attuatori, in questo momento c'è estremo bisogno nel dare informazioni, nel creare facilitazioni tra ministeri, amministrazioni pubbliche, sindaci. E questo è il lavoro fondamentale che possiamo fare noi adesso e solo noi. Quindi non è esautorato, è che con questo governo e con il PNRR noi siamo stati anche chiamati ad accelerare su altri fronti rispetto, magari non è più l'emendamento, ma ricordiamoci che al tavolo dei ministeri ci siamo noi, ci sono le nostre forze politiche, cioè non è che... quindi, però è molto importante in questa fase l'attuazione del PNRR e ci sta chiedendo sforzi enormi. E rispetto a questo punto, cosa possiamo fare come Parlamento? Ecco, io lo vedo un'azione di un Parlamento espanso, cioè noi insieme a una rete sul territorio, raccogliere la valutazione, lavorare a fianco del Ministero, perché in effetti adesso è stato, noi abbiamo fatto il nostro dovere di votare l'attivazione di questo terzo corso per corpi civili di pace. E, a mio parere sarebbe importante creare forse un gruppo, una rete interna che si occupi insieme a fianco al Ministero del proseguio. Ecco, sono d'accordo che sarebbe importante avere un dibattito su questi temi, però questa è un'altra mia valutazione da 4 anni di esperienza. È come se il nostro paese fosse un po' digiuno di dibattiti seri di politica estera, è come se la politica estera non fosse mai stato un popular topic in Italia, cioè, e quindi ci è mancato anche quasi a volte anche la competenza e la conoscenza, perché comunque bisogna conoscere le cose, altrimenti si va a mettere in crisi una situazione che oggi è delicatissima. Noi siamo con una guerra. Non siamo in un momento in cui possiamo permetterci così di gettare, siamo sotto, cioè ci ascoltano, ogni parola che si dice in Parlamento è ascoltata da tutti i 27 paesi e siamo in un momento di forte impegno per una credibilità nostra come soggetto tra i 27 a tenere una posizione. Quindi questo va tenuto in considerazione ed è il tempo che secondo me ci porterà a dare più importanza alla politica estera, ad essere più presenti anche qui in Parlamento. Ne avremo bisogno, ecco, e quindi anche questo argomento, anche se chiudo
parlare di peace building sta raccogliendo molto interesse, anche lo dicevamo prima, cioè non interesse vacuo, però un impegno io sento all'interno dei nostri ministeri e delle nostre istituzioni. È il momento giusto, secondo me, per fare dei passi avanti. Sì, grazie delle varie domande e dei vari stimoli. Riprendo tre punti. Il primo è il rapporto civile militare operativo anche sul terreno, che mi sembra centrale. Il secondo è quello della formazione e il terzo è rispetto al decreto missioni, no? È quello che può succedere nelle prossime settimane. Ecco, sul civile militare io credo che sia un tema molto importante su cui l'Italia poi ha anche un certo expertise, ha sviluppato anche delle competenze avanzate o almeno discrete. Va chiarito cosa vuol dire civile. Questo è il lato che forse va un pochino sviluppato e capito, nel senso che sulla componente civile ci sono vari livelli. Provo a chiarirli. Uno è la componente civile a supporto di polizie militari, che quindi è una componente strettamente tecnica, logistica. E qui si può andare dal meccanico che aggiusta l'elicottero, ma anche, per dire, l'antropologo che lavora dentro la missione. C'è poi una componente civile, che è quella anche delle missioni più multilaterali, e quindi missione di peacekeeping delle Nazioni Unite, per esempio, con una componente polizia, militare e civile. E lì il civile è in un quadro di missione, ma ha tutta una serie di compiti che sono strettamente civili, quindi no, dal collaborare alla riforma del settore di sicurezza e inserimento di ex combattenti e quant'altro. C'è poi il civile, che abbiamo detto, cooperazione allo sviluppo umanitario, no, che quindi fa un lavoro che è un lavoro altro, non è su pace e sicurezza direttamente, può essere in area di conflitto, ma non è sul conflitto. E poi c'è il civile, che è quello su cui ragioniamo di più oggi, che è il lavoro di peace building e costruzione dal basso, quindi un supporto, per esempio, al lavoro, quindi autonomo dalle altre componenti, che poi può essere coordinato e in dialogo, che quando si lavora in aree di conflitto, per chi ha esperienza in questo senso, sa che poi ci si parla, ci si coordina per questioni di sicurezza o quant'altro. Questo lavoro è un lavoro più specifico, che può essere di supporto al dialogo, che può essere, appunto, come dicevo, di reintegrazione di ex combattenti, che può essere un lavoro educativo. Ma vi faccio un esempio concreto. La settimana scorsa ero in Tanzania, c'è una regione del sud che si chiama Mtwara, che confina con il Mozambico, Cabo Delgado, sappiamo, no, a rivolte anche filo radicali, jihadiste, migliaia di profughi e quant'altro. C'è una situazione già grave, in cui per esempio l'Unione Europea ha scelto anche di fare un training militare, una missione in cui formare il personale militare. Quello che si sta facendo nel sud della Tanzania, e questo lo chiamo peace building in senso civile, è un lavoro sul prevenire l'estremismo radicale e violento. Cioè fare un lavoro con i giovani della regione per prevenire che si aggreghino a gruppi jihadisti. Questo lavoro è un lavoro che si fa sia sulla componente di società civile specifica, ma anche con le istituzioni, con la polizia, con i militari, perché ogni componente sia consapevole dei rischi e riesca a dialogare fra di loro. Ecco, questo lavoro fatto sul terreno è un classico lavoro di peace building, ok? Cioè sul terreno per prevenire quello che è a Cabo Delgado oggi. Okay. Quindi Cabo Delgado, fare la formazione militare è indispensabile, ma si può fare un lavoro che viene prima, e questo è il lavoro che viene fatto in questa regione di Mtwara. Questo è un lavoro molto specifico, autonomo, di peace building, che non vuol dire che non dialoga con il militare, che non ci si coordina e non si capisce cosa succede sul terreno, ovviamente, però è un lavoro indipendente, diciamo, ecco. Sul tema della formazione, diciamo, su questi temi ci sono delle lacune, si può sicuramente fare più sistema in Italia. C'è un'eccellenza, appunto, sul lato del CASD. Io ho avuto dei momenti di formazione anche in altri paesi, in Svezia, per esempio, in cui le componenti civile, militare e di polizia lavoravano insieme. Secondo me è un ottimo esempio, no, di riuscire a avere dei momenti anche di sincronia, di capire
ogni componente cosa prova, che obiettivi ha, che task ha e così via. Sul tema di peace building credo che anche a livello di università italiane si possa fare dei passi avanti. C'è tanto su diritti umani, c'è tanto lavoro anche in area di conflitto, ma manca questa componente del lavoro sui conflitti. Ecco, su questo credo che in futuro possano essere fatti dei passi avanti. E vengo all'ultimo punto, che è quello più politico, del decreto missioni. Come era stato ricordato giustamente prima, noi ad aprile, insieme ad altre due reti, la rete Pace e Disarmo e la OI, abbiamo lanciato un appello che era quello di dire: non vediamo ancora calendarizzato il decreto missioni internazionali, le missioni internazionali. Perché? Perché è il momento in cui davvero si discute, si può discutere di politica estera in Italia, è ancora un momento in cui Camera e Senato, dopo le commissioni, parlano di questo. Purtroppo siamo arrivati a oggi, che è il 5 luglio, e ancora non si sa quando verrà calendarizzata, appunto, si parla di fra 10 giorni, 15 giorni. Ecco, che sia, sarà una discussione veloce e non adeguata, purtroppo a questo punto è difficile che non sia in quella direzione. Il primo limite è che per approvare le missioni 2022 bisognerebbe discuterne alla fine del 2021, o all'inizio, al massimo del 2022, non al settimo mese dell'anno, approvando a ritroso delle missioni che di fatto sono già operative, quindi con un problema legale e sostanziale notevole di approvare a ritroso. E il secondo momento è la tempistica, cioè quanto tempo verrà dedicato all'Aula per parlarne. Ecco, l'anno scorso, appunto, a fronte delle oltre 40 missioni in cui è impegnata l'Italia, bilaterale e multilaterale, sono stati momenti molto veloci in cui si è parlato al 90% di Libia, che va benissimo, ma ecco, tutto il resto, il nuovo impegno italiano nel Sahel e quant'altro, anche se appunto sviluppare più aspetti di peace building civile, non c'è stato modo di parlarne, di avere un dibattito aperto, e quindi è stato soltanto menzionato a livello di auspicio per l'anno successivo. La speranza è che si possa salvare il salvabile, quindi si possa dedicare il più tempo possibile e, come dire, collegare le missioni anche a un quadro internazionale che sta cambiando, quindi da una serie di opportunità a livello italiano, come quella del triplo nesso, ad altre di scenario internazionale che dopo la guerra in Ucraina sono cambiate, quindi ci sia una discussione su questa e porti almeno qualche punto di policy innovativo e non soltanto degli auspici. Grazie. Aggiungo solo che è vero, in aula non si riesce, però ci sono le commissioni. Abbiamo avuto un intenso lavoro nelle commissioni esteri e politiche europee, che mi dicono eccezionale rispetto alla scorsa legislatura, proprio per il lavoro di cui sono state investite, eccezionali, dal PNRR a poi tutta questa situazione di conflitto. Quindi facciamo anche riunioni, commissioni riunite, esteri, difesa e politiche europee, potrebbe essere in quella sede la possibilità di dare attenzione e anche portare il dibattito, che è molto importante condividerlo, almeno con i colleghi di queste commissioni. Posso fare seguire questa strada, ecco. Bene, grazie a tutti per l'attenzione e niente, ci salutiamo. Grazie.